È stato l'autodromo del Mugello ad ospitare il secondo appuntamento stagionale del campionato italiano Gran Turismo. L'impegnativo tracciato alle porte di Firenze ha ribadito ancora una volta la supremazia della BMW Z4 e dopo la vittoria in gara 2 a Vallelunga, i portacolori del Roal Motorsport, Cerruti Liberati e Biagi Colombo, si sono imposti in entrambe le frazioni toscane. Al via di gara 1 le due BMW schierate in prima fila partivano male ed era l'Audi di Sonvico a prendere il comando davanti a Frassinetti, Colombo, Balzan, Mancini e Liberati. Nella GT2 saliva al comando Romanini, mentre nella GT Cup Donativi si portava davanti a Maglia. All'inizio del quarto giro Colombo scavalcava Frassinetti e si portava alle spalle del leader Sonvico, ma poco dopo anche quest'ultimo doveva soccombere al giovane pilota piemontese che passava a condurre la gara. A mettersi in evidenza era anche Liberati, che dapprima superava Mancini e poi aveva la meglio su Balzan, insediandosi in quarta posizione, mentre Frassinetti saliva secondo ai danni del suo compagno di squadra Sonvico. Intanto nella GT Cup Granzotto perdeva la leadership per un'uscita sulla sabbia e all'apertura della corsia box per i cambi pilota Liberati guadagnava la terza posizione per un rallentamento di Sonvico a causa del deciappamento di un pneumatico. Al rientro di tutte le vetture in pista, Di Benedetto, subentrato a Frassinetti, si ritrovava al comando davanti a Michela Cerruti, succeduta a Liberati, mentre in terza posizione saliva Comandini, che aveva preso il volante da Fornaroli. Palma, invece, non poteva continuare la gara per la rottura dell'alternatore. Nella GT2, Coggiola si portava al comando di classe davanti a Rocca. In recupero, dopo aver scontato ai box l'handicap tempo di 25 secondi prevista dal regolamento, Biagi, subentrato a Colombo, si portava in terza posizione, ma le ultime battute regalavano ancora emozioni, grazie alla penalizzazione che i commissari comminavano ad alcuni equipaggi per cambio pilota non corretto. Gli ultimi giri regalavano un duello sul filo dei decimi tra Di Benedetto, penalizzato di oltre 3 secondi, e Michela Cerruti, che nonostante il secondo posto in pista si aggiudicava la gara con un vantaggio di poco più di un secondo sul suo avversario, mentre in terza piazza concludeva il suo compagno di squadra Biagi. Quarto era Comandini, che chiudeva davanti a Lanceri, Monti e Montanari, quest'ultimo in grande recupero dopo il deciappamento del pneumatico. A parte qualche problema in partenza, direi che sono stati due ottimi stint. Lui ha recuperato le posizioni che aveva perso, io ho mantenuto con un buon ritmo la posizione che avevo, poi sapevo che davanti insomma c'era una penalità, quindi l'importante era mantenere un certo distacco e è finita bene. Sì, abbiamo fatto una grande gara, la partenza non è andata come mi aspettavo, però per fortuna sono riuscito a recuperare quasi tutte le posizioni perse, poi Michele ha fatto un grande stint, è riuscita a portare al termine questa vittoria che per noi è la prima e speriamo di una lunga serie. Beh, guarda, è stata già una gara molto sofferta, conclusa bene con la vittoria, nonostante la nostra macchina risulti fortemente penalizzata dalle gomme questo weekend come tutte le altre Porsche. Abbiamo cercato di limitare i danni, fare meno errori possibile e andare al massimo. Io posso dire di aver fatto molta fatica questa mattina in qualifica a causa pioggia e quindi circuito bagnato. Sono partito in fondo allo schieramento e ho cercato di difendere e cercare di guadagnare qualche posizione. Al via di gara 2 il poleman Biagi non aveva problemi a portarsi al comando davanti a Palma, primo della GT2 Lanceri, mentre le due Audi di Di Benedetto e Montanari partivano male, scivolando rispettivamente in quarta e quinta posizione. Sin dai primi giri Biagi allungava con decisione sugli inseguitori, che non riuscivano a mantenere la sua andatura. Comandini, sesto, si avvicinava ai due piloti Audi, mentre la Cerruti si portava in scia di Barri, iniziando un bel duello per la settima posizione, che si protraeva per diverse tornate. E proprio in occasione dell'ennesimo tentativo di sorpasso, la portacolori del Roal Motorsport arrivava lunga in una curva scivolando in dodicesima posizione. La gara non calava di intensità neanche durante l'apertura della corsia box per i cambi pilota, che registrava l'attacco di Comandini a Montanari. Al rientro in pista di tutte le vetture dopo i cambi pilota, Mancini, subentrato a Lanceri, si ritrovava al comando davanti a Colombo, subentrato a Biagi, mentre in terza posizione saliva Fornaroli davanti a Frassinetti, Necchi, primo della GT2, e Balzan, che iniziava subito una splendida rimonta. Sonvico invece, dopo aver preso la vettura delle sue coequipier, rallentava vistosamente per un problema ad un pneumatico. Al 17° giro Colombo scavalcava Mancini e si portava al comando della gara, ma a salire in cattedra era Balzan, che in due giri aveva la meglio su Frassinetti e Fornaroli, guadagnando la terza piazza.
Al 20° passaggio Fornaroli, pressato da Frassinetti, sbagliava ed era costretto a cedere la quarta posizione al portacolori Audi. Quest'ultimo si gettava all'inseguimento di Balzan, che raggiungeva a 3 giri dalla conclusione. I due iniziavano un bel duello, ma il pilota dell'EB Motors era bravo a rintuzzare tutti gli attacchi del pilota romano. Sotto la bandiera a scacchi, Colombo andava a cogliere la seconda vittoria della stagione davanti a Mancini, ma il pilota toscano veniva penalizzato per un errore nel cambio pilota, retrocedendo in terza posizione per un solo millesimo a favore di Balzan, che concludeva nel migliore dei modi una gara fantastica. Quarto era Frassinetti davanti a Fornaroli, Necchi, primo della GT2, e Liberati, bravo a risalire diverse posizioni. Ottavo chiudeva Benedetti davanti a Passuti, Romanini e Coggiola, mentre nella GT Cup Granzotto e Donativi si imponevano rispettivamente nella prima e seconda divisione. Ma è stata fantastica vittoria, non ce lo saremmo mai aspettato prima di questa gara, perché nonostante i 30 secondi di handicap che avevamo da scontare siamo riusciti a conquistare questa bellissima vittoria e anche abbastanza con scioltezza. E grandissimo merito a Thomas, che ha guadagnato un grandissimo vantaggio all'inizio. Io sono riuscito a scavalcare l'Audi alla fine perché hanno commesso un errore. Comunque grandissima vittoria e un grande Thomas anche. Ringrazio Stefano, è una vittoria, come ha detto il mio grande compagno di squadra, grande in tutti i sensi se lo vedete di fianco a me, è stata costruita inaspettata, perché indubbiamente 30 secondi sono tanti, l'ho costruita in partenza, un'ottima partenza, e il fatto di avere pista libera davanti a me mi ha permesso nei primi giri di inanellare una serie di tornate importanti e di conquistare un certo vantaggio e anche di guidare cercando di gestire le gomme, gli pneumatici e dare una vettura ancora in buono stato a Stefano. Ma dai, è andata penso benissimo, perché non ci aspettavamo mai un secondo posto. Sono riuscito a partire bene, ho guadagnato una posizione sulla Michela e poi è stata dura, mi sono concentrato molto a tenerla dietro e non sono riuscito a sfruttare bene la macchina, potevo girare qualcosina più forte, però adesso sono contento che lei è rimasta dietro con quel specie di prototipo di BMW. È stato bravo Giacomo, perché comunque ovviamente io ho fatto un secondo stint molto veloce, ma comunque lui mi ha lasciato la macchina in condizioni davvero ottime per quello che riguarda i pneumatici. Sono partito veramente aggressivo questa gara, perché alla fine il nostro risultato è venuto fuori solamente perché tutte le altre vetture più veloci di noi avevano penalità ai box, quindi c'è da sorridere, ma poco, perché comunque siamo ancora molto più lenti di BMW e Audi sul passo gara. Ce l'ho messa tutta, come ce la sta mettendo tutta Giacomo, come ce la sta mettendo tutta EB Motors per questo campionato. Comunque siamo contenti per il risultato, ma abbiamo anche la consapevolezza che siamo lontani da BMW ed Audi. In classifica generale, Rocca e Romanini si confermavano leaders della GT2 con 70 punti, mentre Biaggi e Colombo sono primi della GT3 a quota 67. Nella GT Cup, Granzotto e Cicognani dominano la prima divisione con 55 punti. Vincenzo Donativi al comando della seconda divisione a quota 75. Il terzo appuntamento stagionale è previsto a Misano, il prossimo 7 e 8 luglio.